appunto la dignità umana ed è giunto il momento di reagire. Ora, l'onorevole Pino Orlacchi per il tempo di un minuto. Presidente, io credo che gli ultimi accadimenti in Ucraina dimostrino il bisogno di una profonda revisione del nostro progetto di partenariato orientale, i grandi movimenti della politica antirussa. Questa politica dovrebbe essere ridefinita per includere la Russia senza trasformare questo paese, che non è un nemico, in un antagonista. La Russia è parte dell'Europa e dovrebbe essere trattata di conseguenza. Poi abbiamo anche questa eccessiva ingerenza negli affari politici ucraini. L'Ucraina, infatti, non è un protettorato dell'Unione Europea, è un paese sovrano con un Parlamento eletto. Quindi dovremmo smetterla di dire agli ucraini che tipo di governo debbano avere, che tipo di Costituzione debbano approvare e quando e come organizzare le elezioni politiche. Non spetta all'Unione Europea liberare l'Ucraina e prendere partito nei processi politici. È ridicolo chiedere alla Russia di bloccare le rappresaglie nei confronti dell'Ucraina e al tempo stesso però parlare delle nostre sanzioni se l'Ucraina non fa ciò che diciamo noi. Grazie. Pino, un minuto per l'onorevole Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Grazie, Presidente.